I biscotti vi ricordano l'inverno e i mesi più freddi? Scommetto che cambierete presto idea con la ricetta che mi è stata consigliata dalla signora Carmela. I biscotti senza cottura, avete capito bene? Realizzeremo dei dolcetti al cocco che trasformeremo in finti biscotti facilissimi davvero da preparare e ultra rapidi. Questi biscotti senza cottura sono dei finti biscotti perché si preparano a partire da biscotti secchi. Ebbene sì, quindi potete utilizzare magari dei biscotti che avete dimenticato in dispensa, avete magari dei rimasugli, no? Adesso possiamo tritarli con il matterello come sto facendo io, oppure potete tritarli semplicemente aiutandovi con un frullatore. Raccogliamo il trito di biscotti secchi all'interno di una ciotola. Potete anche utilizzare dei biscotti al cioccolato, eh? Uniamo a piacere del cacao amaro, prima però lo setacciamo, della farina di cocco, a piacere dello zucchero a velo. Ho ridotto un pochino le dosi rispetto a quelle suggerite dalla signora Carmela, perché questa signora proponeva di aumentare le dosi di zucchero, io invece sono stata un pochino più indietro, ecco. Mescoliamo bene gli ingredienti secchi. Ora dobbiamo unire del latte oppure semplice acqua, come gradite. La dose precisa dipende dal tipo di biscotti che avete utilizzato. Ad esempio, se utilizzate dei frullini richiederanno una dose di liquido minore rispetto a quella richiesta dai biscotti secchi senza grassi. Quindi aggiungiamo piano piano il liquido e con l'altra mano, vedete come sto facendo io, cerchiamo di mescolare e amalgamare bene fino ad ottenere un composto di briciole umide che ricorda vagamente la consistenza della base delle cheesecake. Vedete il composto come deve essere? Bello umido, come vi dicevo. Ora dobbiamo trasferirlo su una piastra foderata con carta forno. Io ho preso anche quelle usa e getta, vanno benissimo, sono molto comode e perfette per questa quantità di ingredienti. Sistemiamo tutto il composto all'interno, subito lo lasciamo così morbido, poi dobbiamo schiacciarlo per ottenere una bella base compatta. Abbiamo ottenuto una bella base compatta, vedete? Dobbiamo realizzare adesso una bella copertura. Che cosa ho fatto? Qui ho preparato del cioccolato fondente che ho tritato anche in modo abbastanza grossolano, ho scaldato un pochino di panna fresca, va bene anche panna vegetale, però vi consiglierei panna fresca in questo caso. La versiamo direttamente sopra al cioccolato. Mescoliamo, quindi otteniamo praticamente una sorta di ganache. Anche se le proporzioni non sono proprio le stesse della ganache tradizionale, perché la quantità di cioccolato è un pochino più alta, che mi serve una copertura un pochino più compatta. Una volta ottenuta questa consistenza possiamo versarla sopra alla nostra base di finti biscotti e la livelliamo molto molto bene. Ora non dobbiamo far altro che aspettare, quindi poniamo la nostra bella teglia in frigo a rassodare per bene per almeno 3 ore. Il composto si è bello compattato, adesso possiamo rimuoverlo dalla teglia e tagliarlo a quadretti. I finti biscotti andranno a ruba, ne sono strasicura. Si conservano in frigo per massimo 3 giorni, oppure potete anche conservarli in congelatore per una conservazione più lunga, anche se sono sicurissima che finiranno prima del previsto. Vi faccio vedere la consistenza, così me ne mangio un pezzo, anche perché non riesco a resistere. Ciao!